Abbattere la vecchia struttura per far posto a una nuova che sia moderna, efficiente ed al passo con i tempi. Parliamo della scuola Anna Frank, situata a Bari, in via Niceforo, al quartiere Poggiofranco. Nuova scuola che sarà realizzata entro il 2026 e grazie ai fondi stanziati dal PNRR. Dopo un lungo confronto con i genitori e i docenti della stessa scuola, per il prossimo anno scolastico 2024-2025, 12 classi di scuola primaria e 8 sezioni di scuola dell'infanzia troveranno ospitalità nella sede dell'ex Municipio 2 in Stradella del Caffè, mentre 9 sezioni della scuola primaria saranno trasferite nelle aule al secondo piano della scuola secondaria di primo grado Tommaso Fiore in via Martin Luther King, un sacrificio necessario. È stato necessario perché questo edificio nasce 50 anni fa come un edificio temporaneo, in risposta al boom demografico. Quando poi ci siamo insediati, pur essendo una scuola molto, molto apprezzata dal quartiere, era un edificio che aveva i suoi anni, un manufatto che aveva i suoi anni, che non rispondeva più alle esigenze della comunità scolastica. Intervento che ha un importo di circa 8 milioni di euro finanziato dal PNRR, ci sarà un plesso unico, mentre adesso la scuola è a due plessi gemelli, un plesso unico su tre piani che ospiterà 8 sezioni di scuola dell'infanzia e 16 sezioni di scuola primaria.